finale 65-62, si sapeva che sarebbe stata una battaglia, ma vabbè così. Sì, sapevamo che sarebbe stata una battaglia di questo tipo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma purtroppo abbiamo perso un po' il filo del discorso in attacco e loro sono state bravi a chiarirsi le idee nel loro attacco e trovare qualche canestro in più. E la partita ci stava un po' sfuggendo, però abbiamo dimostrato di avere un bel carattere, l'abbiamo portata a casa, siamo 1-0, era quello che volevamo. Terzo quarto, parziale 8-21, poteva essere il parziale che vi spezzava le rene, invece avete trovato il bandolo della tasca. Sì, terzo quarto purtroppo abbiamo fatto vedere che abbiamo perso proprio le idee che ci eravamo dati durante la settimana. Però ripeto, il segnale importante è stato quello di ritrovarle nonostante la sofferenza, perché abbiamo preso un parziale importante, eravamo sopra i 13, sono andate sopra loro, quindi non era scontato poi portarla a casa, le ragazze sono state veramente brave. Adesso mercoledì si torna a Umbertide, che partita vi aspettate? Aspetto un'altra battaglia perché è una finale tra due squadre forti e soprattutto due squadre con carattere che non mollano niente, quindi per guadagnarci questa promozione dovremmo fare una grande partita in un campo molto caldo. E tutti i genti mi hanno detto in caso di vittoria vorremmo fare 24 la storia. Sì, vogliamo farla, siamo qua per questo, ci manca una vittoria e vogliamo raggiungerla già mercoledì. Ultima domanda, tutto il campionato in testa dall'inizio alla fine, quanto è stato difficile per l'Italia? È stato molto difficile perché il campionato proponeva delle squadre di ottimo livello, però abbiamo lavorato davvero tanto e la promozione deve essere il giusto premio per un sacrificio durato 9 mesi.